Dopo il pari esterno contro la Fermana, il Teramo torna al Bonolis. Tra le mura amiche, i biancorossi hanno il miglior rendimento casalingo del girone F e vogliono confermare il trend nella gara odierna contro la Civitanovese. I marchigiani, che navigano nella zona calda della classifica, si presentano in Abruzzo per mettersi alle spalle la sconfitta in Coppa per mano del Castelfidardo, che ha rifilato un poker rosso-blu. Per quanto riguarda le scelte, tutti a disposizione per Pomante, che può schierare l'11 migliore possibile. Il tecnico opta per la continuità, nessun cambio rispetto alle ultime due gare. Davanti il solito tridente con De Gido e Pavone a supportare il terminale offensivo galesio. Come spesso accade, Touré in panca per sparigliare le carte a gara in corso. Dall'altra parte Santi Alfonsi deve fare i conti con alcune indisponibilità nel reparto offensivo. Spagna sconta l'ultima giornata di squalifica, mentre Ramiro Brunetta è box per un problema fisico. Fischia Marco Risano di Campobasso. La cronaca del match con le immagini di Manuel Centurame parte al terzo minuto, quando Galesio cerca di addomesticare la sfera in favore di Pavone, che al volo non è preciso. Al settimo gli ospiti passano grazie ad una conclusione dalla distanza di Cosignani, che va ad insaccarsi alla sinistra di Di Giorgio. Immediata la reazione del Diavolo, che con rabbia recupera un pallone sulla tre quarti e fa partire un'azione da manuale. De Gidio serve Bonwall Spinner, che vede l'inserimento con i tempi giusti di Pavone. L'ex Pescara è glaciale e batte Petrucci. Dopo l'avvio frizzante, la gara propone pochi spunti fino al 29esimo, quando Buonavoglia premia il movimento di Bevilacqua. Di Giorgio è attento. Un paio di minuti più tardi la Civitanovese torna in vantaggio. La difesa biancorossa, quasi perfetta in questo inizio di campionato, si fa sorprendere dall'accelerazione marchigiana. Makarov appoggia per Padovani, che con un pallonetto preciso beffa Di Giorgio. Il Teramo si riversa in avanti, ma la Civitanovese si difende con ordine. All'intervallo Pomante ne cambia tre. Dentro Messori, Ferraioli e Sanseverino, per Loncini, Bonwall Spinner ed Esposito. Il pressing del Teramo si fa asfissiante, i marchigiani resistono fino al 14esimo, quando Galesio si libera della marcatura di Diop, guarda verso il centro e propone un traversone teso. La zampata di Capece sorprende Petrucci e restituisce la nuova parità al Diavolo, che spinto dall'entusiasmo del Bonolis continua a premere, e al 16esimo si costruisce un'altra occasione. Sanseverino sfrutta una leggerezza di Petrucci, ma il suo tiro viene respinto. A rimorchio arriva Messori, che non trova lo specchio. Sanseverino ancora pericoloso al 19esimo, su un cross ben calibrato da Pietrantonio. Stavolta Petrucci blocca senza problemi. Alla mezz'ora Messori si costruisce la palla gol. Il numero 20 anticipa Visciano e lascia partire un missile che si stampa sulla traversa. Ancora Teramo al 34esimo, la mischia in area favorisce la battuta da due passi di Sanseverino. Petrucci smanaccia in corner. Al 38esimo nemmeno De Gidio trova fortuna, con una conclusione dal limite. Nel finale Touré ha ben due occasioni per il match. Il numero 11 è bravo a prendere il tempo a Diop e sverniciarlo, ma la finalizzazione in questo momento non è il suo forte. Un minuto più tardi è Petrucci a negargli la gioia dopo l'ottimo assist di De Gidio. Durante 4 minuti di recupero ci prova Pietrantonio con un sinistro potente da distanza siderale. Nei restanti minuti la Civitanovese resiste ai continui attacchi del Diavolo e porta a casa un punto prezioso. 2-2 il risultato finale. Al Teramo resta il rammarico per le tante, forse troppe occasioni sciupate nella ripresa.